L'argomento che ho scelto da affrontare non riguarda un libro nuovo, anzi, un libro che sa molto di antico. Non è un libro così di cui voglio parlare perché si venda, perché io vendo e quindi guadagno. È un libro scritto dal filosofo Platone ed è un libro quindi molto antico. È stato scritto all'incirca quando Platone aveva più o meno 40 anni, fra il 387 e il 377 a.C., quindi non ha bisogno di pubblicità, ha bisogno soprattutto di essere un attimo rivisto, ripensato e forse ripreso. Perché? Perché fra i 30-35, a seconda delle esecuzioni, dialoghi di Platone, questo è sicuramente fra i più belli. Perché non è un libro strettamente filosofico, certo l'argomento è filosofico, ma è anche un libro che ha una costruzione letteraria, per parlare di un altro dialogo di Platone che è il Fedro, ha una costruzione letteraria molto intrigante, un lungo percorso introduttivo, l'esposizione dei partecipanti al simposio e poi la conclusione di Socrate. E un libro che quando sembra finito con la solita affermazione di Socrate che impone la verità con la V maiuscola, di nuovo si rimette in gioco con l'irruzione di altri partecipanti al simposio. Devo innanzitutto dire una cosa, per chi non lo sapesse, perché si presume quando si parla in pubblico qualcuno magari non lo sa, il simposio è un momento particolare della cena, anzi del dopo cena, e non va confuso con la cena, all'interno di quella che era la cultura greca antica, la cultura della classicità. Era il momento in cui si allontanavano innanzitutto le donne, perché la cultura del tempo era maschile, maschilista, si allontanavano servi e via dicendo, e ci si raccoglieva a discutere, a parlare. In alcuni casi erano dei simposi più modesti, più poveri, e allora ci si limitava dei piaceri, al bere, alle chiacchiere, agli sguardi d'amore, ai giochi di seduzione e via dicendo. In altri casi invece si parlava di politico, si parlava di questioni filosofiche. Questo che viene ricostruito da Platone ha sicuramente un fondamento filosofico molto importante e molto intenso, perché l'argomento è Eros. Eros è una divinità dalla doppia natura. Eros, come divinità antica, come viene raccontato da Esiodo, diventa divinità con Esiodo della Teogonia, è una divinità primigenia, nasce quasi praticamente spontaneamente dal caos. Inizialmente c'è il caos, poi nasce Eros, no? Dal caos si genera Eros, ed Eros comincia a mettere a posto le cose, la terra, il cielo, la luce, il buio e via dicendo. Quindi ha questa caratteristica di origine primordiale. Poi Eros viene raccontato in tanti altri modi. Eros è, per tradizione, nella maggior parte dei racconti, figlio di Ares, dio della guerra, la dea Afrodite, la dea della bellezza. Quindi accompagna sempre la madre, la dea della bellezza, in tutte le storie, le avventure e anche gli intrighi di amore. Perché tanto Afrodite quanto Eros sono portatori di amore. Afrodite non viene spesso citata, ma aveva addirittura una cintura che prestava anche agli altri dei per sedurre i mortali, no? Perché Afrodite, che è dea dell'amore, ma anche e soprattutto della bellezza, non ama, viene amata, la bellezza non ama, ma viene sempre amata, ed è accompagnata sempre da Eros, che poi poco a poco è diventato quel tenero fanciulletto con le ali, l'arco, le frecce, no? Dei baci di Eugenia, ma in verità era una divinità terribile. Voi pensate a quanto racconta Apuleio nella fiaba, all'interno di quelle che sono le metamorfosi, e tiene una buona parte delle metamorfosi della parte centrale, amore e psiche, Eros e psiche, no? Quindi è una divinità anche terribile. Del resto si diceva,
e lo dice anche Platone, che Eros fosse una delle divine follie, cioè chi era preso d'amore perdeva la testa, e lo diciamo anche oggi, non è che si sono poi cambiate tanto le cose, no? Ecco. Quindi il tema è questo, il tema all'interno del simposio. Il simposio è un momento che ha una sacralità, proprio perché è un rituale. Si nominava un simposiante, si stabilivano delle regole, si iniziava con dei canti, soprattutto a Dioniso e ad Afrodite, quindi sotto il segno del perdere un po' la testa, no? Dioniso, l'ebbrezza, il vino, e dall'altra Afrodite, la bellezza. In questa occasione, proprio perché il simposio è molto importante, si decide di non bere o di bere con molta moderazione. I greci non bevevano mai il vino schietto, come si dice, puro, veniva sempre mescolato con l'acqua. Si diceva che portasse alla pazzia di bere il vino. Quando Omero parla di Polifemo, per dire che è una bestia in fondo, no? È un animale, dice appunto che non era in grado di ospitare, di ricevere gli ospiti, quindi di comportarsi in maniera educata con gli ospiti, e soprattutto che beveva il vino puro, come per dire che non era una, aveva una componente di animalità molto forte. Il vino veniva mescolato o a 3 o a 5, per una parte di vino e 2 d'acqua, o 2 di vino e 3 di acqua, e con acqua calda d'inverno e acqua fredda d'estate. Comunque, quella sera si decide, proprio perché si impose molto importante, di bere con moderazione, anche perché pare che la sera prima avessero già un po' esagerato. Perché si tiene questo simposio? Si tiene nel 416 la vittoria di Agatone a quelli che erano gli Agoni e Atravi. Ogni anno, che sapete, in Grecia si tenevano, durante la classe città, due momenti particolari in cui c'erano delle feste, si recitavano, delle 3 giorni erano dedicate alla recitazione di tragedie, non spettacoli comunque che Atravi. Questo c'era tanto. Una serie di tragedie, poi alla fine una commedia per tirarsi un po' sul morale, perché altrimenti andavano tutti a casa dei pressi, no? Di seguire delle tragedie. Allora, si decide 416 che ci sia stato o non ci sia stato questo simposio è poco importante. Sicuramente c'è stato, perché Agatone vinto ha festeggiato, quindi i festeggiamenti si sono sicuramente tenuti. Che ci fossero i personaggi che qui verranno elencati, non ne siamo certi, ma direi che è poco importante, perché in fondo questo simposio è una costruzione letteraria di Platone, no? Ci sono dei richiami storici che danno in fondo verosimiglianza alla storia, ma il resto è invenzione platonica. Soprattutto che questo, l'argomento di quella sera di festeggiamento di Platone sia stato effettivamente Eros. Allora, vi leggo l'incipit di questo testo, perché ci introduce lentamente al discorso. Ha un problema, perché poi il testo, vi ripeto, ha un'architettura molto interessante, perché continuamente introduce anche delle questioni che hanno dell'attualità, no? Invenzioni letterarie, intrighi, giochi sottili di parole, via dicendo, che tengono vivo quello che è l'andamento della scrittura. Non è un testo, e adesso ci sono i dialoghi di Platone dove c'è Socrate che risponde alle domande dei suoi interlocutori, qui parlano di diversi personaggi, ognuno svolge un ruolo e c'è un gioco sottile nel rapporto fra le diverse persone. Allora, l'incipit è immediato, prorompente. C'è Apollo d'Oro, che è la voce narrante, un allievo di Socrate, dice: credo di non essere impreparato a rispondere sulle cose che volete sapere. In effetti, proprio l'altro ieri mi capitò di salire in città da casa mia, l'Alfalevo, che è un porto vicino alla terra, quando un amico venuto da dietro, da lontano, mi chiamò e in modo scherzoso mi disse: ehi cittadino di Faleo, tu Apollo d'Oro non mi aspetti? E mi fermai e lo aspettai. Ed egli soggiunse, scusatemi, ma sono ancora col fiatone per la corsa. Allora, Apollo d'Oro, è un po' che ti cercavo, perché desideravo informarmi di quella riunione di Agatone, di Socrate, di Alcibiade e del
gli altri che quella volta furono presenti al simposio e sapere quali furono i loro discorsi sull'amore. Questa serata, questo simposio tenuto a casa di Agatone aveva fatto notizia, tanto che si cercava di rintracciare informazioni, si chiedeva a distanza anche di tempo, e questo aspetto, Platone lo costruisce, perché c'è una voce narrante, che è Apollo d'Oro, che ricostruisce in fondo in qualche modo quella serata, ma non era presente alla serata, l'aveva saputo da un altro allievo di Socrate, Aristotele, che era stato effettivamente presente. Quindi è una narrazione fatta su una narrazione, quindi sul filo della memoria. L'evento era stato così importante che si ricordava, ma col filo della memoria si riesce a ricostruire soltanto certe parti. Anche noi cerchiamo a volte di sforzarci di ricordare le cose e non ci ricordiamo tutto, no? A volte ricordiamo soltanto, anzi spesso e volentieri, quello che ci interessa. Qui però viene messo in discussione un fatto. Siamo nella legge in cui sta assistendo al passaggio fra quella che è l'epoca dell'oralità, in cui dominavano i grandi poemi di Esiodo e di Omero, per cui si imparavano a memoria questi poemi perché contenevano la cultura di un popolo, no? Tutto quello che erano i modi di fare, i modi di operare, quelli che, come si coltivava la terra, cioè era contenuto questa grande enciclopedia. Noi studiamo l'Iliade e l'Odissea, non so se si fa ancora a scuola perché sono un po' vecchio e i tempi si facevano, non so se si fa ancora, ma c'è lo studio di questi come dei racconti epici, no? O mitici, questi racconti. In verità non li viviamo in questo modo. Da ragazzi ci facevano le battaglie fra Achille e i troiani e via dicendo. In verità, dentro questi testi c'è tutta la cultura di un popolo. E si imparava la memoria e si tramandava, poi perché si tramandava oralmente quella che era la tradizione culturale. A un certo punto, dal 6, già dal 6, cominci col 7, 6, soprattutto poi il 5 secolo, la scrittura comincia a diffondersi e a imporsi. E Platone è contrario alla scrittura. Lo dice veramente un dialogo che è effetto, dove dice la scrittura serve soltanto per appuntare, no? Quelli che sono delle cose che ti vengono in mente, dice. In verità la filosofia si fonda sulla parola, si fonda sul dialogo, sullo scambio con l'altro, e questo è anche un aspetto importante, cioè la voglia di parlare e di confrontarsi con l'altro, ed è nel confronto con l'altro che si arriva, dice Platone, alla verità. È un momento importante questo, infatti su buona parte dei suoi testi sono proprio improntati, come dicevamo prima, come dialoghi. Socrate poi discute con i propri interlocutori, perché? Perché nel confronto con l'altro continuo che riusciamo ad arrivare a delle conclusioni che possono essere delle certezze. Ecco, mentre il testo, dice Platone, una volta che l'ha scritto, sfugge dal suo autore e finisce anche nelle mani di chi non capisce niente, detto brutalmente. E questo lo interpreta a suo modo e quindi travisa il pensiero dell'autore, no? Mentre la parola ha sempre la possibilità di essere corretta. Ci parliamo, non ci capiamo, ci cerchiamo di spiegarci interiormente. Una volta che le cose sono scritte, sono scritte. Allora, emerge qui nel simposio proprio questa problematica, l'importanza dell'oralità, ovvero che la parola corre di bocca in bocca, si diffonde, però anche la parola ha un problema. E va più avanti, dice, ho chiesto a Apollodoro, dice, ho saputo, ho racconto da Aristotele, dice, ma io voglio sapere di più, dice il suo interlocutore, perché? Perché mi ha raccontato un altro tale delle cose e non ho capito bene, no? E lui dice, no, guarda, io non c'ero, però me ne ha raccontato Aristotele che c'era, quindi era testimone, non solo, ma un giorno ho incontrato Socrate e gli ho chiesto dei chiarimenti. Quindi sono andato, dice Apollodoro che era ragionante, alla fonte delle cose. La verità sta alla fonte. Non dobbiamo apprendere a caso le cose e fidarci di quello che ci arriva dall'amico, dall'amico, dall'amico. Dice, dobbiamo andare alla fonte. E infatti Apollodoro è attendibile, anche
la sua. Quindi la verità ha una fonte precisa alla quale dobbiamo affidarci. Questo lungo itinerario di avvicinamento al confronto restituisce nei tempi, anche narrativi, quella che è la sacralità di questo simposio. Un discorso intorno a Deus è un discorso che ha una sacralità precisa e si deve avvicinare a questa verità molto lentamente. Sembra quasi la costruzione, sembra quasi un tempio dove si entra e piano piano si entra, ci si avvicina prima alla sacralità del luogo e si riscopre fino ad arrivare in fondo quella che è la verità più intima, più nascosta e più segreta. Vi dicevo che Apollodoro racconta sul filo della memoria e quindi non si ricorda bene tutti i discorsi fatti intorno a Deus, guarda caso, altrimenti avremmo avuto un'enciclopedia. Si ricorda soltanto i discorsi più importanti, che sono quelli di Fedro, che è un giovane appassionato di cultura, ma più predisposto ad ascoltare i discorsi che a fare noi stessi. Abbiamo un rettore politico che si chiama Pausania, che retoricamente cerca di soprattutto di parlare dei benefici di Eros senza spiegarne la natura. Abbiamo, guarda caso, il medico Erissimaco, che spiega la natura, diciamo, di Eros quale risultato dell'armonia del tutto. E poi abbiamo due personaggi importanti: Aristofane, che è un commediografo, e il padrone di casa Agatone, che è invece un autore tragico. Quindi la commedia e la tragedia, e non accade poi Socrate, la maschera dietro cui si nasconde sempre Platone, che in tutti i dialoghi conduce il filo del discorso per arrivare a delle verità che non sono mai poi delle verità conclusive, proprio perché sono date dal confronto, possono essere ulteriormente quelle verità, essere messe di nuovo in discussione e si potrebbe ricominciare. Io non voglio raccontarvi tutto il libro, anche perché sennò tolgo la curiosità di andare a leggere le posizioni dei singoli, che sono poi riassunte in qualche modo nel discorso finale di Socrate. È un gioco comunque drammaturgico. Ognuno, perché si ricordano questi personaggi? Perché ciascuno è una maschera, in fondo, no? È stato anche rappresentato più volte al teatro, si presta a questo gioco. E diceva Nietzsche, dice che tutto ciò che è profondo ama la maschera. E dietro la maschera spesso si nascondono appunto delle cose molto profonde, come in questo caso il discorso di Eros. Quindi le posizioni dei singoli ve li sintetizzo brevemente, tanto per costruire il filologico, perché, ripeto, non voglio togliere la curiosità della legge, ma voglio rovinarvi la parte finale, cioè come va a finire questo racconto. Questo sì, voglio, no? Cioè, di solito è lì che uno si aspetta, come va a finire? Ma io non te lo dico, invece io ve lo dico proprio come va a finire. Allora, ti ho detto che Fedro è il personaggio che giovane è colui che deve poi ispirare questa discussione, perché ritiene Eros il più antico degli dei e quello meno, in fondo, celebrato dai poeti. Quindi annuncia semplicemente il tema. Pausania, che è il secondo a intervenire, da buon rettore, divide Eros in un Eros celeste e in un Eros terrestre, esattamente come esistono due Afrodite, un'Afrodite Pandemia e un'Afrodite Uranio, che è un'Afrodite anche lì, della bellezza terrestre, quella semplicemente sensuale, quella dei corpi, da un'Afrodite invece delle anime, no? Urania, quindi è legata al cielo. E qui fa tutto un discorso pro domo sua a favore del fatto che bisogna amare soprattutto in senso spirituale, perché lui è dalla parte di quella che era la
paideia sulla educazione greca, che portava sì che maestro prendesse dei giovanetti, li educasse e li educasse da tutti i punti di vista, quindi avesse anche dei rapporti d'amore con questi ragazzi. Quindi lui esalta il fatto che questo edile è soltanto legato alla coppia d'età, ma è importante far crescere i ragazzi anche gli spiriti. Se c'è questa consonanza di spiriti, è anche consentito questa dimensione dell'eros. E adesso questa dimensione dell'amor sacro e dell'amor profano è stata celebrata nel quadro di Tiziano, che appunto ricorda queste due dimensioni, che vengono riprese anche dal medico di Simaco, perché c'è una parte sana e una parte malata. È curioso il fatto che il simposio si svolgeva da sinistra verso destra, ovvero si parlava di uno secondo quest'ordine. Secondo quest'ordine avrebbe dovuto parlare come geografo Aristofane, ma guarda caso è preso da un fortissimo singhiozzo, il medico gli dà dei consigli per guarire e intanto anticipa il suo intervento in attesa che ad Aristofane passi il singhiozzo. E perché? Perché vengono prima svolte e assolte alcune convinzioni intorno all'eros, che in fondo si impose, raccoglie anche una testimonianza di come era considerato eros ai tempi, quindi c'erano diverse opinioni, da come ne raccoglie alcune. Quindi esaurisce quella parte di convinzione e poi vedremo che il discorso di Aristofane diventa centrale, perché racconta di un mito molto importante, di quella che è la natura dell'uomo, l'essenza dell'uomo. Allora, Erissimaco, dopo un medico, parte dal principio che appunto è giusta la divisione fra terrestre e celeste, perché questa divisione è in tutte le cose, cioè la parte sana, la parte malata, e la natura dell'uomo, che è piccola cosa, deve essere sempre considerata in rapporto e in ragione del tutto. Ed è cosa importante proprio perché tiene insieme il tutto, si rivolge al senso del cosmo. E ricordatevi sempre che cosmo, cosmos in greco significa appunto ordine. Noi parliamo di cosmo per indicare la volta celeste, l'universo, eccetera, ma l'origine della parola è ordine. Si è chiamato cosmo proprio perché si riteneva che tutto quello che ci circondava fosse ordinato. E Pitagora introdurre questo concetto. Allora, arriviamo al discorso di Aristofane, che finalmente, seguendo i consigli del medico, si libera di quello che è il singhiozzo e può raccontare una storia, racconta un mito. I miti in fondo non sono altro che dei concetti per immagini, no? A volte lo usa anche Platone, quando non riesce a esprimere attraverso le parole quello che vuole dire, lo fa con un'immagine. Per spiegare la conoscenza, cioè che l'uomo deve uscire dal buio dell'ignoranza e andare verso la conoscenza, quindi aprirsi, racconta il famoso mito della carena, gli uomini che stavano legati, chiusi dentro la carena, poi finalmente uno esce e viaggia verso il sole, no? È un racconto che serve appunto a spiegare una verità che con le immagini suona più facile. Allora, questo pensare che sono commediante, però prendetemi sul serio quando vi dico e vi racconto questa storia, che non è un fatto da commedia, no? Allora, dice, Eros è fra gli dei il più amico degli uomini, perché è soccorritore degli uomini e medico di quei mali che se fossero risanati ne verrebbe dalla spirito umana la più grande felicità. Io cerco dunque di spiegarvi la sua potenza, soprattutto perché apprendiate in primo luogo la natura umana, sia appunto la natura umana e le trasformazioni che essa ha subita. Infatti, anticamente, la nostra natura non era quale ora, ma era diversa. E com'era questa natura? Innanzitutto esistevano tre sessi. Quello maschile, quello femminile e quello androgeno. L'uno posto, quello maschile sotto il segno del sole, femminile della terra e l'androgeno sotto
perché Schlegel semplicemente è simbolo della perfezione. Quindi una volta l'antica natura dell'uomo è quella di essere perfetto. Però, come spesso accade nelle fiabe, l'uomo dimostrò tracotanza, si sentivano le uomini talmente forti, prendevano velocissime, controllavano il padre da tentare l'assalto all'Olimpo. E a Zeus, se Martin arrabbiato, si è talmente arrabbiato che li voleva sterminare. Poi qualcuno nell'Olimpo fra gli dei gli dice: guarda, se sterminiamo tutti come non ci fanno più rituali, donazioni e via dicendo, prebende di vario genere, cioè, vabbè, allora facciamo così, secchiamo le metà così aumenta, anzi noi non abbiamo più doni e loro si indeboliscono. E così fu. Quindi la natura dell'uomo qual è? È quella di essere nato perfetto, ma di essere stato poi tagliato in due, quindi di essere diventato imperfetto. La fiaba è molto più lunga, ma non ve la sto a raccontare tutta. Di essere quindi, dice, cosa rimane all'uomo? Rimane il desiderio di tornare ad essere uno, di fare di due uno. Quindi gli resta il desiderio di ritornare a quella unità che rappresentava la perfezione perduta. Ed Eros esprime proprio questo desiderio che l'uomo ha di ritornare ad essere un essere perfetto, essere uno. Ma due parti, anche messe insieme, non fanno un'unità piena, totale e perfetta. Oh, questa è una nota magica. Quindi l'interpretazione che da questo affermo è questo: Eros è quella forza, quell'energia che ci spinge a ricercare l'unità, che nell'ottica poi di Platone è il bene supremo ed è il punto di arrivo di tutto quello che deve essere il percorso umano. E comunque è quasi un percorso iniziatico. Si comincia in questo libro dalle cose raccontate anche più semplici, come era il discorso di Fedro, che se mi dice Eros è un dio antico, siamo arrivati adesso a un racconto mitico. Un racconto mitico che ha una sua pregnanza e che dipenderà poi anche Socrate. Ha parlato il commediografo, parla il padrone di casa. Padrone di casa, ricordo, si chiamava Agatone. Agatone che, e lo dice proprio, lo dirà Platone per bocca di Socrate, è in fondo un seguace di quelli che erano i sofisti, quei filosofi che c'erano al tempo che educavano i giovani, soprattutto di una riserva di Gorgia. E parte quindi benissimo a Gatone, quando le carte dice, bisogna innanzitutto stabilire quale sia la natura di Eros. Ma una volta che ha creato la premessa, il seguito non è conseguente, anzi, si sente in dovere di spargere, espandere elogi ad Eros, è il più bello, il più grande, il più delicato, il più buono, il più tutto, insomma, no? Un superman dell'epoca antica. E quindi raccoglie, anche perché era padrone di casa, quindi per dovere di ospitalità, gli applausi di tutti gli astanti. Anche Socrate, il quale si era presentato in questa occasione, che è un'occasione talmente importante, ci sono tanti piccoli indizi sparsi dentro, se non vi voglio citare tutti, appunto, per non togliere il gusto di andare a cercare, ma Socrate che viene sempre di tutto rappresentato e raccontato come un personaggio che girava in fondo con un vestito vecchio, scalzo, no? Perché tutto il suo interesse era sulla sapienza. Per questa occasione si era addirittura messo i sandali, cioè che è talmente, l'occasione era talmente importante che si è presentato con le scarpe a questo simposio. Allora, e questo c'era, cioè, all'inizio, proprio per sottolineare il momento sacro. Socrate dice: bravo, detto, hai parlato molto bene, dice, però a questo punto mi astengo. Perché? Perché io ho imparato e ne ero convinto
Quindi io so dire soltanto la verità. E, non mi, e quindi hai detto delle cose bellissime, ma io mi astengo dall'intervenire perché, appunto, secondo me la verità è un'altra e non la posso dire. Oltretutto, anche qui c'è ma da sottolineare il fatto che ospite in casa d'Agatone, dire davanti a tutti che era un fesso non era un bel gesto e non era, lo mette in difficoltà in maniera più sottile. Quindi non poteva dirgli, guarda, hai detto un sacco di sciocchezze, ma lo costringe a un certo punto ad ammettere che quello che aveva parlato di Eros, ma non aveva causa, non aveva coscienza di causa, non aveva conoscenza soprattutto dell'argomento. E quindi lo stesso Agatone viene, ed è uno dei pochi momenti all'interno del libro che c'è effettivamente il dialogo, cioè Agatone viene sottoposto a quel fuoco di fila di domande che Socrate era solito fare con il suo interlocutore, che per proprio mettere in quella condizione che lo chiamava di togliere prima tutte le false verità per cominciare a introdurre quelle nuove, no? Quelle che uno doveva, per iniziare la ricerca. Quando è che si può cominciare la ricerca? Prima di tutto mettendo, creando la tabula rasa, mettendo via tutte le false convinzioni. Ecco, liberarsi dei pregiudizi, degli a priori, per andare a capire, per cercare di vedere qual è effettivamente la verità ancora una volta. Allora, Socrate mette appunto Agatone in questa condizione, quella di metterlo in confusione e farlo ammettere che non aveva parlato correttamente. Questo è il punto d'avvio perché Agatone possa iniziare un nuovo percorso iniziatico e possa arrivare quindi a vedere anche lui la verità che verrà pronunciata non da Socrate, perché ripeto, era a casa di Agatone, ma da un personaggio che viene introdotto, una nuova maschera che viene introdotta e che è una sacerdotessa, Diotima di Mantinea. È un personaggio strano, curioso, non abbiamo documentazione della testimonianza che si è effettivamente vissuto, ma la cosa vera, prima da sottolineare, è che avevano cacciato via le donne, no? Fuori le donne dalla corte, cioè venivano anche le musiciste che a volte restavano proprio perché erano quella funzione, via tutti, sono maschi. Però la verità l'ha fatto una donna, Diotima di Mantinea, una sacerdotessa. Quindi non ci può essere maggior sacralità di discorso che appunto di quello proveniente da una sacerdotessa. È una donna, quindi è un estraneo, si impose. È un estraneo perché non è nemmeno di Atene, di un'altra città di Mantinea. E è un gioco che appunto viene fatto da Platone, termine letterario, proprio quello di sostituire quello che aveva detto Socrate, quindi lasciando di stucco sia gli astanti che il padrone di casa, viene detto da qualcun altro. E se prima avevamo una serie di maschere, c'era la maschera di Socrate che andava a interrogare a Platone, a questo punto Socrate diventa quello che viene interrogato dalla sacerdotessa che vi porterà alla verità. Socrate si nasconde dentro la sacerdotessa e dentro Socrate si nasconde in fondo Agatone con le sue e tutti quelli che avevano parlato prima di Socrate stesso. E allora qui comincia appunto una disamina e ricorda questa disamina molto quelli che erano i riti iniziatici, quindi piccoli misteri e poi grandi misteri, perché alla fine, ma che non è la fine del libro, è comunque una fine del discorso di Eros, c'è la famosa scala della bellezza che tanta fortuna ha goduto nella nostra tradizione letteraria, nella nostra storia culturale, nel Rinascimento è stato un punto di riferimento. La traduzione che fece nel Silvio Ficino del Simposio fu da punto di riferimento di tutti gli artisti della Firenze e dintorno del tempo. Allora, la faccio in breve, no? Mi sembra
La prima domanda al posto, dice, detto, lei ha parlato bene. Dice, benissimo, si è posto la domanda di chi è Eros, quale sia la sua natura. E la sua natura, dice, è prima di tutto il fatto che Eros è desiderio, ma è sempre desiderio di qualche cosa. Non esiste desiderio astratto, no? Tu desideri una cosa o quell'altra cosa, o una persona o un'altra persona. È sempre il desiderio a un suo oggetto. E allora dice, Eros non può essere una divinità, perché la divinità è perfetta e non desidera, ha tutto ciò che vuole, no? Siamo noi che desideriamo che siamo dei mortali. Gli dei nell'antica Grecia venivano chiamati soprattutto gli immortali, l'invidia degli uomini altri che loro erano gli immortali, mentre tutti gli uomini erano destinati, siamo tuttora destinati a morire. Ma c'è una sola piccola differenza, al di là di tutto, che la media in tempi era 40 anni, adesso si è alzata, si è almeno allargata, quindi se questo ci può consolare. Però il problema dell'immortalità è un problema molto forte e molto vivo, al punto proprio che lei erano gli immortali. Allora, dice, Eros è prima di tutto desiderio di qualche cosa, di un qualche cosa di determinato. Quindi Eros non è il Dio, perché il Dio è perfetto e non desidera, ha tutto. Quindi chi è? Non nel senso della religione cristiana. Demone era nell'antica Grecia una figura intermedia fra quello che è umano e quello che è divino. Quindi è messaggero degli uomini verso gli dèi e messaggero degli dèi verso gli uomini. Quindi Eros ha questa funzione mediatrice. Quindi non è né bello né brutto, ma desidera il bello e tenersi lontano dal brutto come desiderio. Desidera essere sapiente, ma perché desidera tenersi lontano dall'ignoranza. Eros è fondamentalmente il filosofo. Cos'è? Chi è il filosofo nell'antica Grecia? Colui che ama sapere. E colui che desidera sapere. E solo chi ha coscienza di non sapere, ammette la propria ignoranza, questo è che sta cercando l'insegnamento di Socrate, anche voglia di sapere, voglia di conoscere, desiderio di conoscere. Quindi Eros è filosofo in questo senso. Perché? Perché è la macchina di desiderio. Allora, non è né bello, come hanno detto gli altri partecipanti del simposio, non è debitato, come diceva Agatone dicendo, ma è desiderio. E questo è giustificato anche dal fatto che ha a sua volta un'origine mitica. Quando è nato, secondo il racconto di Platone, Eros? È nato alla festa di Afrodite. Quando nacque Afrodite, questo è detto poi Afrodite che nasce dal mare, no? Uno dei figli colpisce Urano, i testicoli di lui cadono nel mare e dalla schiuma nasce Afrodite, questa bellissima donna che cammina sulle acque, arriva fino all'isola di Citera, no? E sarà poi la dea della bellezza, Afrodite, la fossa contro la schiuma del mare. Allora, gli dei quando fanno una grande festa per celebrare appunto la nascita di Afrodite, a questa festa partecipano anche Polos, che è il dio dell'espediente. Tende conto voi sempre che c'erano tutti i nostri desiderati, avevano una divinità, non se ne faceva mancare neanche una. Allora, poi perché gli dei sono una proiezione dell'umano, no? Quindi, in quello che è il panorama delle divinità, cioè della fortuna, del destino, della persuasione, c'è tutto quello che, di cui abbiamo bisogno. Allora, cosa succede? Succede che Polos, appunto il dio dell'espediente,
ubriaco di mettere, si addormenta nel giardino, arriva a Penina, che è la bella povertà, per cercare di raccogliere qualcosa al banchetto. E unico caso in tutta la storia, violenta il Poros, che è ubriaco, e nasce Eros. L'unico caso dell'umanità in cui una donna è diventata un uomo, soltanto nel mito. Allora, Eros ha entrambi questi caratteri, proprio perché li ha avuti in dono dal padre e dalla madre, e sempre povero, scalzo, senza un euro, senza nulla, eccetera, ma sempre con la capacità, la carica, l'energia per sopperire, per trovare gli espedienti per far fronte a quelle che sono le sue mancanze. Quindi questa è la vera natura di Eros. Ed Eros, proprio perché è nato nel giorno in cui si festeggia l'Afrodite, ama e desidera sempre e soprattutto la bellezza. Non può fare a meno della bellezza. Fra l'altro, mi sono dimenticato all'inizio, perché ho un po' traslato i libri, che Eros, nella mitologia invece più recente, quella antica era legata al cosmo guarino, quella più recente è figlio di Ares, dio della guerra, e di Afrodite. Quindi è figlio del dio della guerra, del popolo delle mosse, della contesa, dello scontro, e la madre è invece la bellezza. L'idea di bellezza nell'antica Grecia è legata all'armonia, alla simmetria, alla giusta proporzione, alla misura. Tutte le cose dovevano avere misura. Quale misura? Misura umana, ovviamente. Tant'è che uno dei detti che c'erano sul tempio di Delfi è quello di non avere ibris, l'accotanza, ovvero non andare oltre i propri limiti. Quello che oggi abbiamo per problema, non fare il passo più lungo della gamba, risale proprio a questa antica concezione, la concezione della misura, di comportarsi con misura. E il mondo greco è interessante, io se moriva 40 anni, quindi ci interessa a me poco, però è interessante dal punto di vista della concezione, però quello che ha questo discorso filosofico della misura, si cercava e si doveva ritrovare le cose. L'arte greca è fatta a misura, c'è un canone che stabilisce il rapporto fra le arti, fra le varie arti, no? Della scultura, via dicendo, c'è tutto un senso della misura e del comportarsi con misura. Quindi, quella come viene costruita la città, quali sono i rapporti tra città e tutto il resto, si è dominata da questa concezione, che diventa quindi totalizzante. Allora, Eros è sì figlio di Ares e di Afrodite, ma figlio di Ares e Afrodite appunto anche armonia, ma nello stesso tempo, che è sorella quindi di Eros, ma nello stesso tempo Ares e Afrodite, che erano abbastanza prolifici e erano diventati a un certo punto anche lo zimbello degli dei, perché facevano un po' di pettegolezzo, anche figli dei lo facevano un po' di pettegolezzo. In verità Afrodite era sposato con Efesto, quello che per i romani sarà più vulcano, quindi il fatto, la divinità del fuoco, del ferro, no? E siccome la cosa si era stata tutta in giro, Efesto tende una trappola ai violanti e da buon fatto costruisce una rete sottilissima che quando i due, lui dice, andiamo un attimo da un'altra parte, da Milano, no? Loro due immediatamente si ritrovano, il dio Ares e Afrodite, e in quel momento scatta la trappola e la rete li tira su, ed Efesto chiama tutti gli dei mostrando loro i due amanti, no? Quindi anche fra quelli che sono ancora oggi in pettegolezzo esistono anche nella mitologia. Comunque, vi dicevo, c'è armonia, sorella di Eros, ma c'è anche due gemelli terribili, che sono Deno e Fobo, che accompagnavano il padre in guerra. Quindi, da un lato c'è l'armonia,
la dimensione a collinea, quella anche della poesia più misurata, più contenuta, no? E quella invece quella dei sentimenti. E però c'è anche l'altra componente, quella tragica, che darà appunto vita a quella che è la tradizione poetica delle tragedie. Quindi, da un lato l'armonia, la pacificazione, ma l'armonia e la pacificazione nasce dalla contesa, dallo scontro, dagli opposti. Qui non è nemmeno sbagliato il discorso che è stato fatto all'inizio dei due mondi, delle due cose opposte, e dicendo. L'importante è sempre trovare l'armonia. Allora, dicevamo, eros quindi è desiderio. Desiderio di che cosa? Desiderio soprattutto da parte dell'uomo, non del bello, ma di generare il bello, generare nel segno del bello e della bellezza. Desiderio di generare il bello. L'uomo a un certo punto ha desiderio di generare. Perché ha desiderio di generare? Perché comunque il generare porta verso la soddisfazione di quel desiderio profondo che è il desiderio di immortalità. Allora, come si può diventare immortali? Generando un figlio prende il posto del padre e quindi conserva il nome della famiglia e quindi dà in qualche modo immortalità per la famiglia, per i genitori e via dicendo. Ma questo vale soprattutto per chi è fecondo soltanto nel corpo, ma ci sono quegli esseri che sono anche fecondi nell'anima, ovvero. E qui Platone me lo consente, ha una visione piuttosto aristocratica, cioè non ritiene che la cultura, la sapienza, non è una cultura, ma per lui era soprattutto la sapienza, la conoscenza, fosse una cosa per cui c'erano delle anime privilegiate che potevano coltivare questo. Allora, quelli che sono fecondi nell'anima, appunto, generano opere. Lui parla di poesie, parla di cose relative alla città, eccetera, non ci possiamo aggiungere gli artisti, perché gli artisti al tempo non erano considerati tali, erano soltanto degli artigiani che seguivano delle tecniche. Ovvero è importante per chi ha dentro qualche cosa da partorire, una poesia, un'opera d'arte, un libro, eccetera, seguire questa carica di passione. È importante che la ricerca sia guidata dalla passione e dall'eros. E direi che questo è il messaggio più pregnante di questo libro. Avere passione per le cose. Non si sa dove la ricerca può portare. Può portarci fuori in qualunque luogo, ma bisogna seguire la carica, l'eros, della ricerca, ricercare. Allora, a un certo punto viene detto, però, dice la sacerdotessa, Socrate, fino a questo punto sicuramente mi hai seguito, cioè non so se riuscirai anche a entrare nei misteri più alti e più profondi, che sono quelli legati appunto all'idea di bellezza. Perché? Perché la carica di Eros punta verso l'alto, fa mettere le ali e andare verso il divino, quindi verso il celeste, quindi verso il divino. E allora cosa bisogna fare? Bisogna fare un percorso, un viatico, un processo di iniziazione, per questo anche all'inizio parlavo di tempio e via dicendo. Ovvero imparare fin da giovane ad amare i corpi belli, perché? Perché è proprio la bellezza. È un'idea molto particolare nella cultura, nella quella che è la filosofia di Platone. È l'unica forma di sensibile che si di idea che si manifesta apertamente nel sensibile, si manifesta come luminosità. Armonia da un lato e luminosità dall'altro, lo dice nel Fedro. Cioè quando ci si avvicina al Tiguane dove c'è il mondo delle idee, si vede innanzitutto che prima di tutto fare altro la bellezza, perché e luminosità. Da qui tutta quella tradizione che noi conosciamo, luce bene, il buio e il male, e tutte le conseguenze che non sto a raccontare. Essere in luce
in una posizione di bene, essere agile nell'ombra è qualcuno che trama di nascosto e quindi qualcuno che vuole combinare qualcosa di male. Quindi amare prima di tutto i corpi belli, la fisicità dei corpi, l'aspetto sensibile dei corpi, ma perché questo? Questo è il processo di iniziazione, si impara che i corpi poi sono destinati a mutare, a cambiare, invecchiano, no? E quindi si comincia ad apprezzare la componente spirituale di quella persona, ovvero l'anima di quella persona. Da qui si comincia ad apprezzare il bello che c'è nell'anima dei singoli, ma nell'anima di tutti, quelli che abitano e governano la città con tutte le sue istituzioni. Da qui si impara ad apprezzare il bello che c'è nello studio, nella ricerca, nella conoscenza, nella sapienza, e poi arrivato a questo punto che appare, che impadronisce proprio dell'idea della bellezza. Non è più un vedere, ma è un essere visto, cioè la bellezza ti appare perché è entrata dentro di te. E quindi hai fatto tutto il percorso iniziatico per arrivare fino a questo punto. Ed è lo stesso.